Allora, l'Italia, proprio perché è un paese abbastanza povero di materie prime e viceversa ricco di un'altra componente fondamentale che è la capacità di innovare. Quindi, se vogliamo puntare su qualcosa, puntiamo sulla ricerca e sull'innovazione. Ricerca e innovazione che sono una chiave di volta in un processo così difficile, così lungo come la transizione energetica. È un processo che vede tante soluzioni che sono tutte soluzioni parziali. Vede tante tecnologie che non sono ancora mature, tante tecnologie che sono solamente agli albori. Quindi investire, stimolare la ricerca, l'innovazione è un elemento fondamentale. Io credo che se dobbiamo concentrare degli sforzi, sforzi economici, sforzi realizzativi su qualcosa, lo dobbiamo fare sull'innovazione tecnologica, cercando di accelerarla, cercando di attrarre investimenti proprio su questo settore. E la digitalizzazione ci potrà dare una mano, perché quello che oggi con la digitalizzazione sta diventando fattibile o lo è già, non lo era solamente 5-10 anni fa. La digitalizzazione ci permette da una parte di valorizzare meglio l'innovazione tecnologica nelle diverse soluzioni energetiche. Dall'altra facilita anche l'avvicinamento dei consumatori a un utilizzo più razionale dell'energia e a una capacità di far crescere quella cultura della consapevolezza dell'uso razionale dell'energia, che è un altro elemento importante nel processo di transizione. Il processo di transizione non lo fanno solo le aziende, il processo di transizione non lo fanno solo i politici, il processo di transizione lo fanno anche i cittadini con una maturazione della consapevolezza di un uso migliore dell'energia, del risparmio energetico, della minore produzione di rifiuti, del riutilizzo dei rifiuti, del riciclo, dell'economia circolare. Questo è un qualcosa che possono fare i cittadini tutti insieme. Per farlo, la digitalizzazione gli può dare una mano perché gli mette in mano chiunque degli strumenti per gestire meglio la nostra energia.